Bentornati alle fonti Instant Focus. Allora, ancora approfondimento, praticamente che si lega un po' a quello di cui abbiamo già parlato, non solo oggi, ma insomma anche nelle scorse puntate, perché chiaramente siamo in estate, siamo in tema di vacanze, siamo in tema di conti rispetto alle prenotazioni e rispetto al rincaro dei prezzi che sempre si fa sentire, ma adesso facciamo un passo ulteriore, abbandonando un po' quelle che sono, diciamo così, le cattive notizie. A partire anche da cattive notizie che però ci auguriamo possano essere lasciate un po' alle spalle. Parliamo di economia e valorizzazione dei territori e soprattutto di eventi che possono aiutare a valorizzare i diversi territori. Parliamo di economia locale, però che un'ottica quindi più local che però può aiutare poi a ragionare in termini nazionali per l'intero paese. E allora noi anche e soprattutto quando purtroppo c'era la pandemia che teneva un po' le redini della situazione, abbiamo affrontato spesso il discorso legato agli eventi, al comparto turistico degli eventi che è stato fortemente penalizzato. Perché parlo di ottica positiva? Perché cerchiamo di fare altri ragionamenti, vediamo come si è riusciti a ripartire, seppur in una situazione comunque ancora complicata da quello che dicevamo prima, cioè dall'inflazione, dal rincaro dei prezzi, dalla difficoltà ancora forse di riuscire a ragionare in termini sociali come facevamo prima del Covid. Insomma, facciamo tutti questi apriamo tutte queste belle parentesi, sperando di avere delle notizie in più anche sui vari settori e comparti. Allora, io saluto i miei ospiti. Simona Visinoni, che ritrovo con molto piacere, proprio con lei avevamo parlato del settore eventi penalizzato, organizzatrice di eventi, Archimede Eventi. Ciao Simona, è un piacere riaverti qui. Buongiorno e saluto Massimo Morstabilini, sindaco di Clusone. Siamo in provincia di Bergamo. Massimo, ci diamo del tu in questo approfondimento. Grazie per essere con noi. Ecco, Va benissimo, Manuela, un saluto a tutti. e diciamo subito perché abbiamo chiamato anche Massimo Morstabilini, perché parleremo del Festival della Montagna che si terrà proprio a Clusone dal 13 al 17 luglio e tra poco ve ne parleremo. Allora Simona, la premessa che ho fatto, insomma, come ti vuoi riagganciare, visto che ci eravamo sentite in un momento sicuramente di sconforto, come si è ripartiti nel periodo post-Covid? Ah, forse proprio per quel motivo lì abbiamo un po' tutti voglia di ripartire, abbiamo voglia di valorizzare il nostro territorio e quindi è nata l'idea del Festival della Montagna per cercare di avvicinare tutti a Clusone e anche ovviamente alle Orobie, al nostro territorio. E questo attraverso tutta una serie di incontri, di appuntamenti e ricordando anche chi oggi purtroppo non c'è più. Quindi forse l'idea è nata un po' da quello, con la scomparsa purtroppo dovuta al Covid di Cesare Ferrari, che è stato il fondatore della rivista Orobie. Quindi, volendo organizzare qualcosa per ricordare lui, è nata l'idea del Festival della Montagna. Ecco, oggi io non voglio ricordare cose brutte, però comunque va detto che poi il territorio proprio della zona di Bergamo, Bergamasca, ricordiamo, è uno dei territori che è stato maggiormente colpito, soprattutto dalla prima ondata di Covid, no? E quindi, insomma, ancora di più questa ripartenza è simbolica e mi fa piacere parlarne insieme a voi. Allora, Massimo, arrivo da te, appunto, sindaco di Clusone. Parliamo di questo Festival della Montagna dal 13 al 17 luglio. E appunto io leggo, non poteva che essere l'incubatrice ufficiale la città di Clusone, se pensiamo alla ricostruzione storica per cui Clusone deve il suo nome proprio alla collocazione geografica nel contesto del massiccio orobico, quale città abbracciata dalle montagne, visto che già Simona parlava anche nello specifico di territorio. Da dove nasce l'idea? Lo chiedo anche a te e se ci racconti un po' cosa succederà in questi giorni. Allora, sì, è una bellissima iniziativa che ci è stata proposta dall'Associazione Montagne da Vivere, che Simona è qui a rappresentare oggi. E quindi questa proposta di questo Festival della Montagna, proprio in questo particolare periodo storico, ovviamente come amministrazione, come sindaco della città di Clusone, abbiamo subito accolto con grande positività questa proposta. E quindi ormai di un anno fa, Simona e tutta l'associazione hanno avuto questa brillante idea. È stato costruito quindi un programma molto, molto corposo, ma anche molto interessante, che ha tra le caratteristiche principali quella di coinvolgere tante le associazioni che sono qui presenti sul nostro territorio, dei più svariati, quindi anche settori. E
E quindi questo è sicuramente un valore aggiunto di questa iniziativa, cioè quello di calarsi sul territorio, parlare del territorio, ma anche farlo attraverso chi il territorio lo vive, chi il territorio lo fa vivere. Quindi veramente un'iniziativa lodevole, che siamo orgogliosi di ospitare e che la cittadina quindi si sta preparando a ospitare, quindi sarà un Esatto, peraltro leggo dibattiti, film, presentazioni. Adesso magari portiamo qualche esempio. Simona, insomma, parliamo di valorizzazione del territorio attraverso la cultura. Questo è un binomio imprescindibile, insomma, soprattutto forse per riaffermare tutte le politiche di sviluppo, no? Poi interno di una città, di un paese che poi ovviamente si espande a livello proprio più ampio. Sì, come diceva Massimo, ci sono tutta una serie di eventi particolari per cui vogliamo iniziare il 13 di luglio in Corte Sant'Anna, perché tutti gli eventi saranno lì, a meno che purtroppo il tempo non sia dalla nostra, però abbiamo anche il piano B e quindi in caso di pioggia le serate saranno presso l'auditorium comunale, presso le scuole elementari di Clusone, ma appunto inizieremo la prima serata con l'apertura, con i saluti da parte ovviamente del nostro sindaco e dell'assessore Lara Magoni, che è assessore alla Regione Lombardia, ma a parte questo è stata anche scelta proprio come donna di montagna in quanto ex Sì. campion no, campionessa di sci, non è Esatto, non si è mai esatto, ex quando si diventa campioni, assolutamente. Sì. e quindi questo sicuramente è importante, quindi una donna che ama sicuramente la montagna e il proprio territorio perché tra l'altro è bergamasca. Ci sarà una performance artistica da parte di due cantanti, un soprano, Franca Trussardi, un mezzo soprano, Cinzia Piccinali e della pianista Natalia Ratti, che faranno una performance dedicata proprio a questo oggetto, per cui alla montagna, all'importanza delle acque in montagna e hanno studiato un repertorio appositamente per l'evento. Poi, durante la serata, ci sarà Paolo Confalonieri, che è il direttore di Orobie, che presenterà la mostra Segni e Sogni d'Alpe, che è una mostra d'autore del fotografo Marco Mazzolini, che sarà ospitata in una sede molto prestigiosa, cioè quella del Museo della Basilica e anche dell'Oratorio dei Disciplini, che è proprio dove c'è la danza macabra famosissima di Clusone. Lì questa mostra, siccome appunto ha una rilevanza molto importante, ha avuto anche un riconoscimento da parte dell'UNESCO nel 2019. Partirà dal 13 luglio e andrà avanti fino al 31 di agosto. Quindi Paolo Confalonieri presenterà questa mostra e anche un'altra mostra in collaborazione con il CAI che parla invece dello Stambecco sulle Alpi Orobie. E questa verrà proposta presso i portici di Piazza dell'Orologio. Bellissima la Piazza dell'Oro. Ecco, per chi non conoscesse Clusone, peraltro a prescindere dalla manifestazione, insomma, una città che vale la pena visitare, molto carina, molto interessante, quindi la consiglio, mi permetto di suggerire una visita alla città, insomma. Vuoi aggiungere ancora qualcosa? Perché poi voglio chiedere un'ultima cosa al sindaco, sì. Visto quello che è il programma della Sì. giornata, della serata di apertura, in quanto poi ci sarà il soccorso alpino, infatti diceva appunto il sindaco che sono state coinvolte numerose associazioni, il soccorso alpino parlerà di un tema molto importante che è quello della sicurezza in montagna e poi avremo anche Enjoy Ski che presenterà il progetto Montagna per Tutti. Enjoy è un'associazione che è nata da un ragazzo che purtroppo ha avuto un incidente, quindi è costretto a stare sulla sedia a rotelle, ricordiamo Mauro Berardi, e aiuta i bambini a raggiungere le alte vette attraverso delle apparecchiature particolari, quindi anche questa è una cosa molto importante. E poi a seguire ci sarà la presentazione del libro 18 castagne, la montagna, il bosco, la felicità da parte di Mario Curmis, che è un noto alpinista, anche lui bergamasco, che ha ovviamente scalato tutte le montagne bergamasche più importanti, ma poi anche l'Everest e Eh beh, montagne insomma, per il ma mondo. abbiamo ritrovato, parlando di questa manifestazione, tantissime parole super importanti, al di là del discorso economico, dell'indotto e della valorizzazione del territorio. Abbiamo parlato di solidarietà, appunto, con tutte le iniziative a sfondo
scopo benefico e sociale, appunto, la socialità, e appunto con il sindaco voglio tornare su questa parola, la sicurezza della montagna, insomma, la consapevolezza di quando si affronta la montagna, lo sport, visto che abbiamo citato l'Ara Magoni, ma poi anche tutte le iniziative. Insomma, mi pare di capire che non abbiate lasciato nulla al caso per l'organizzazione di questo. Sindaco, ti chiedo un'ultima cosa, appunto, c'è voglia, visto che sei il primo cittadino della città di Crusone, visto che parliamo di uno dei territori più colpiti anche dal Covid, e visto che comunque un po' di timore c'è ancora, la nostra quotidianità è stata modificata da quello che è accaduto con il Covid, anche se adesso abbiamo imparato un po' a gestirla, no? Questa quotidianità. C'è voglia proprio di tornare a vivere la città, a vivere le iniziative, a vivere proprio la strada, no? Cosa che stavamo un po' perdendo. Sì, assolutamente. Diciamo che nella negatività di quanto ci è accaduto c'è stato proprio un punto di interruzione generale che ci ha messo ha rimesso un punto in discussione. Quindi all'indomani, ormai a distanza di 2 anni da quello che è successo, così gravemente nel nostro territorio, ovviamente le persone hanno tanta voglia di tornare a fare socialità, di tornare in strada, in piazza, a fare niente, condividere momenti proprio con lo spirito di farlo e di esserne però più consapevoli rispetto a prima. Non era così scontato che questo accadesse, non era così scontato che i nostri territori così colpiti e quindi avendo tutta questa pubblicità anche negativa potessero essere invece tornate vissuti dalle persone che arrivano da lontano. Invece sia l'anno scorso, ma quest'anno già i numeri sono importanti, c'è quindi questa voglia e quindi queste prenotazioni che verranno già tutto esaurito, quindi verrà sta arrivando tanta gente, lo sta facendo sempre in sicurezza perché c'è questo aspetto anche in più. Però è con tante voglie, tanto entusiasmo e quindi anche tanta, tanta gioia nel dire anche le cose un pochettino più piccole. Prima invece si stava un po' per scontare. Quindi veramente gli ingredienti di questo festival ci sono tutti, come dicevi poco fa tu, e sarà una grande iniziativa. Siamo proprio adesso quindi, ansiosi di poterlo vivere quindi, per la prima persona. Assolutamente, assolutamente. Bene, quindi insomma ci rapporterete a manifestazione avvenuta. Intanto invitiamo tutte le persone che ci seguono, chi fosse interessata a visionare, insomma, penso che il programma ci sia anche sul sito del comune, sindaco, giusto? Sì, c'è anche sul comune, però nello Ok. specifico adesso lascio a Simona dire esattamente i riferimenti, Va ovviamente bene, intanto trovate stiamo vedendo poi. queste bellissime immagini proprio della montagna. Allora, Simona, come fare per saperne di più? E poi vi saluto. Bisogna guardare il sito www.montagnadavivere.eu e proprio per il discorso del coinvolgimento del territorio volevo ricordare che ci saranno in quei giorni numerosi ristoranti che proporranno dei menù a tema montagna, ovviamente con i nostri prodotti tipici e anche i negozianti hanno aderito per far sì che ci sarà Clusone addobbata con tutte le vetrine a tema montagna. Oh, che Ecco, il bello. programma è veramente ricco, quindi vi invito a visitarlo perché parte il mercoledì e vi abbiamo raccontato la serata, ma finisce poi la Eh domenica, quindi più certo, importante. sono più giorni, insomma, quindi si può. Anche perché monteremo anche una pista di sci estiva in Piazza della Rocca, quindi anche questo, scieremo d'estate, una cosa Pensa un importante. po', ecco, tanto visto che parliamo sempre di stravolgimento in generale delle cose, questo però è uno stravolgimento carino. Grazie a Simona Visinoni per essere stata con noi, organizzatrice di eventi, è un piacere sempre parlare con te. Grazie anche a Massimo Morstabilini, sindaco di Clusone, in provincia di Bergamo, che vi aspetta naturalmente. Buona giornata. Grazie. Grazie, grazie a entrambi. E allora ogni tanto appunto diamo anche delle notizie interessanti e anche per chi magari, visto che parliamo sempre di caro prezzi, non può andare in vacanza, perché non approfittare delle manifestazioni dei territori? Ecco, anche questo è un aspetto importante, cioè ci sono tante amministrazioni comunali che in estate proprio dedicano spazio e tempo per chi deve rimanere in città. Io vi ringrazio per averci seguiti fino a questo momento, vi invito a restare sulle fonti TV con il proseguo del nostro palinsesto, ci trovate sui social, insomma per qualsiasi cosa siamo qui, grazie ancora.